Grazie Presidente. Si sente? Grazie Presidente. Spero che il fluorescente della maglietta non sia motivo di distrazione per qualcuno. Ritengo che effettivamente si debba portare rispetto per quest'Aula, queste istituzioni, ad esempio cominciando con la puntualità nell'orario di arrivo, quindi magari cerchiamo di badare alla sostanza più che al folklore, diciamo così. Fatta questa doverosa premessa, il rispetto per l'Aula si dimostra anche producendo atti utili alla città, si dimostra presentando emendamenti, partecipando alla discussione e soprattutto presentando emendamenti che abbiano il parere favorevole degli uffici. Perché abbiamo lavorato per un anno e mezzo in commissione, quasi 2 anni in realtà in commissione, ci sono state riunioni, anche assemblee pubbliche alle quali hanno partecipato i consiglieri che hanno desiderato, gli assessori municipali, le associazioni, e mi riferisco in questo caso alla pregiudiziale secondo la quale con questo emendamento andremo a cambiare di molto i contenuti del testo originariamente depositato. È vero, lo andremo a fare e questo sarà fatto proprio sulla base delle indicazioni che abbiamo ricevuto dai municipi. È stato fatto quindi un grande lavoro per cui voglio ringraziare non solo tutti gli assessori, consiglieri municipali, ma anche i rappresentanti delle associazioni che hanno partecipato al tavolo tecnico, nonché i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR e del Comitato Regionale del CONI. Mi permetto di dire che chi non ha votato il regolamento degli impianti sportivi comunali, a proposito di serietà, ha già fatto un errore una volta, perché probabilmente bisognerebbe votare gli atti non in base al colore politico di chi li presenta o del colore della maglietta di chi li espone, ma in base al contenuto che essi portano, in base agli effetti che produrranno per i bambini che andranno a frequentare le palestre scolastiche, per i genitori che accompagneranno i bambini e che vorranno fargli fare delle attività che li formeranno per il futuro. E, insomma, quindi vi invito davvero ad essere un po' più seri in quest'Aula, anche soprattutto nel momento del voto, e di riflettere su quello che stiamo dicendo, ecco, indipendentemente da come siamo vestiti, e a votare di conseguenza, non per chi presenta gli atti, ma per chi poi dovrà viverne gli effetti, che non siamo anche noi, ma sono soprattutto 3 milioni di cittadini che sono fuori da quest'Aula. Conclusivamente ci tengo a rispondere quindi agli interventi di chi ha parlato in discussione generale e appunto a chi ha. La critica principale è stata quella che è stato il regolamento di un consigliere. Bene, in realtà chi ha detto questo, in realtà dimentica che inizialmente la proposta fu depositata come proposta di commissione, proprio perché l'intento dell'attuale maggioranza è sempre stato quello di condividere. Poi siamo stati costretti a ritirare la proposta di commissione, presentarla come proposta del singolo consigliere, proprio perché è stata criticata da qualche membro dell'opposizione questa modalità. Quindi adesso, tra l'altro, Un perché attimo sono. solo, consigliere. Colleghi, vi invito ad ascoltare l'intervento. Questi stessi consiglieri sono poi quelli che non hanno partecipato alle assemblee, non hanno partecipato agli incontri con le associazioni. Al primo di essi, che è stato successivo all'assemblea dell'8 di gennaio, ha partecipato il consigliere Corsetti, ora non è in aula, comunque lo ringrazio, a dimostrazione proprio che tutto il lavoro è sempre stato aperto a chiunque. Qualcuno ha deciso di partecipare e qualcun altro no, e io non gliene faccio una colpa, però adesso non si venga a dire che noi non abbiamo voluto condividere, perché insomma fate ridere tutti, lo sanno tutti che questo non è vero. Tra l'altro, proprio chi dice questo ha presentato degli emendamenti che non sono stati condivisi, né con la parte politica, nemmeno con gli uffici, infatti sono stati tutti bocciati. Tra l'altro, chi sta tentando di rallentare i lavori di quest'Aula, appunto già a iniziare dai lavori della Commissione, quando effettivamente abbiamo avuto un po' di fatica, ci sono stati dei ritardi nell'acquisizione dei pareri, che poi sono stati tutti favorevoli, poi paradossalmente, ecco, torniamo alla serietà, alla coerenza e al rispetto per le istituzioni, vota favorevolmente dei provvedimenti che hanno ricevuto pareri contrari e
e aveva invece in precedenza motivato il non poter votare questa delibera o l'emendamento perché vi era una mancanza dei pareri degli uffici. Bene, oggi i pareri sono tutti favorevoli, voglio vedere cosa voterete e con quale motivazione. Grazie.